così sostanzialmente statico a un mondo che è stato una rivoluzione. Adesso si fa molto del moralismo sul consumismo, no? Come se fosse una decadenza dei costumi. Vedendo il lato positivo, è un'Italia che mangiava solo la carne di salame o il pollo ogni tanto, mangiando dal collo all'intestino, perché nulla si buttava, essendo una cosa preziosa, fino a fare i tortellini con i resti, a, come l'ha detto Amendola, la rivoluzione della bistecca. Cioè si ha il frigorifero e si può mangiare la carne, no? Così come il costume, pensate, gli abiti si riciclavano, si rivoltavano, fino alla fine si rammendava, tutto un mondo che è scomparso, un mondo che prima era secolare. Ecco, questo tema lo affrontiamo questa sera con l'ospite, preziosita come al solito da una lettura di brani da Giuseppina Turra. Prego. Bene, grazie mille per questa presentazione. E, a proposito, è vero che gli abiti si riciclavano, le giacche, però per gli uomini e gli uomini c'era il problema delle asole e mi hanno raccontato che le persone più attenti si accorgevano del riciclo perché l'asola andava dalla parte sbagliata. Quindi c'era tutta una cultura di attenzione al lato materiale che appunto ai più attenti non sfuggiva. Comunque io vi parlerò proprio di queste cose che apparentemente sono semplici, però in fondo sono anche le cose che fanno parte della nostra vita, perché se ci pensiamo, noi anche alla televisione, anche in giro, sentiamo sempre parlare dei grandi avvenimenti, della politica, dell'economia, non delle piccole cose che riguardano la nostra vita. E noi stessi, anche io ci pensavo, se io guardo per esempio le foto che ho fatto nel telefonino, ho le foto di quando vado in giro, ho fatto un viaggio, eccetera. Se devo guardare le foto che, non so, ho fatto di casa mia, dei vari ambienti che vivo tutti i giorni, da quelli più banali, compreso il bagno, piuttosto che lo stanzino, non ce li ho. Eppure forse, guardandole retrospettivamente, per me sono posti più importanti e più familiari del viaggio esotico, del viaggio fatto. La verità è che noi diamo per scontati la quotidianità. Non riusciamo a renderci conto magari del valore che ha, proprio perché è quotidiano. E invece, facendo uno sguardo, diciamo uno sguardo un po' lungo da storica, diciamo che la quotidianità riacquista il suo valore. E lo riacquista sia nei tempi di normalità che anche nei tempi di crisi. E quindi io vi inviterei a fare questo piccolo viaggio per di 50-80 anni indietro, per rivedere un po' la nostra storia anche con uno sguardo diverso, perché è anche vero che cose che appunto per tutti i giorni ci sembrano poco importanti, alla lunga si rivelano importanti. Cose che invece giudichiamo in un certo modo sul momento, poi alla lunga cambiano significato. Banalmente parlavamo di rivoluzioni, quando è entrata la plastica, appunto negli anni diciamo 50, 60, nelle case, è sembrata una grandissima rivoluzione, quindi giustamente le nostre case sono riempite di plastica. Al momento sembrava una cosa ottima, sostituiva il legno, costava poco, era colorata, aveva solo pregi. Ecco, a distanza di 20-30 anni cominciamo a vederla un po' diversamente, questa plastica forse inquina un po' tanto, ci sta creando un sacco di problemi e forse andava trattata diversamente. Allora, comunque per arrivare al nostro discorso, vediamo un attimo qui. Allora io ricomincerei un pochino dal prima, insomma. E il prima è com'era la vita degli italiani e dei bresciani prima di arrivare al miracolo economico. Questa è una foto che naturalmente si rifà ancora prima della Seconda Guerra Mondiale, ritrae una famiglia di contadini, perché poi erano la maggioranza delle persone che vivevano, e si vede già dalle immagini, insomma, che vita facevano, una vita molto povera, molto semplice. Vediamo gli abiti, a proposito di ricicli, qui c'era voglia di ricicli, soprattutto i bambini. Secondo me il primo vestito è partito dal primo figlio ed è arrivato all'ultimo, poi ha ricominciato magari dalla famiglia di qualcun altro. Dire che non si buttava via niente era davvero poco. E la verità era questa, perché se guardiamo un po' di dati, adesso non ve li leggo, ma comunque sostanzialmente
diciamo che gli italiani erano quelli con salario e il reddito medio più basso di tutta Europa occidentale, erano gli ultimi della classe. E questo vuol dire che spendevano soprattutto per mangiare, per insomma, abiti fatti in casa, comprati sul mercato, e lo stesso valeva per gli operai, considerati un pochino più fortunati perché avevano magari un salario diretto, però anche la loro vita era molto difficile. Tutto andava per le spese obbligate, quindi il mangiare soprattutto, l'affitto, perché poi la casa di proprietà in città non c'era, era molto difficile, e poi pochissimo per abbigliamento e calzature. E sostanzialmente non c'era spazio quasi per nulla. È su questa situazione che arriva la guerra e quindi crea un disastro, cioè, se avete già sentito parlare appunto della ricostruzione, è inutile che ne stiamo a parlare, psicologico, materiale, economico, la guerra veramente distrugge tutti. Quindi immediatamente dopo c'era la speranza che sarebbe ricominciato tutto, in un modo diverso. Quello che possiamo dire è che però, contrariamente a quello che si aspettava, non inizia subito tutto bene come si voleva. La ricostruzione risulta molto lunga. Cambiano molte cose, perché anche famiglie che una volta erano importanti e ricche si trovano magari rovinate. Grandi fortune dovute alla speculazione portano in auge nuove famiglie. E potremmo dire che nel 1946 le ferite psicologiche, letteralmente, e fisiche, come si vede dalle immagini delle distruzioni, erano assolutamente aperte. Tant'è vero che le autorità parlano di una crisi, loro dicono che c'era lo sciopero del consumatore. Sì, peccato che lo sciopero del consumatore aveva fatto che non c'erano soldi, quindi non è che facessero delle scelte molto precise. Era una situazione molto, molto grave, di cui Brescia era particolarmente vittima, anche perché sappiamo che, avendo ospitato la Repubblica di Casalò, aveva particolarmente subito gli attacchi, i bombardamenti da parte degli alleati. E poi l'altra cosa, abbiamo visto le fabbriche, aveva moltissime grosse fabbriche importanti, soprattutto metalmeccaniche, quindi era stato proprio particolarmente bersagliato. In questa situazione l'unico settore che sembrava andar bene era quello della borsa nera, del mercato nero, perché alla fine, visto che c'era questo razionamento, c'era un problema di produzione, di comunicazioni e di rivendita, chi faceva i soldi andava bene era chi rivendeva sotto banco in nero il cibo, e si calcolava che in certi momenti, per le fasce nell'ambienti, la quota che arrivava al mercato nero fosse intorno all'80-90% del reddito disponibile. E le autorità, di fronte a questa drammatica situazione, un po' reprimevano, un po' guardavano con un certo occhio di attenzione, considerato nella funzione. Forse sarebbe il caso di non più parlare di borsa nera, già che questa ha assunto un'ampiezza tale e viene condotta dai vari operatori con una tale sfacciataggine e dalla luce del sole da assorbire completamente il mercato legale. E come potrebbe essere altrimenti quando la tessera fornisce solo 200 grammi di pane, un poco di latte e 50 grammi di burro? E sia in certo qual modo benedetta la borsa nera, che ha dato fino ad ora il mezzo alla nostra popolazione di vivere, modestamente, è vero, soddisfando i bisogni di inderogabile necessità. Ufficio Provinciale del Lavoro di Milano, marzo 1946. Ecco, si sopportava allora persino una cosa come la borsa nera, perché il pane era razionato, qui vediamo una lunga coda davanti a un panificio, e proprio a Brescia, tra l'altro, sarà uno dei posti dove si cerca di rimediare meglio, perché si continua con l'ammasso del pane, del grano, e si aprono i granai del popolo, tra l'altro anche sotto l'auspicio dei comitati di liberazione nazionale a partire dal 1945, e quindi si ricomincia la distribuzione del pane, però è una distribuzione appunto che avviene con lunghe code, con gravi disagi. Insomma, per farla breve, passano alcuni anni e sembra che
Italia, Brescia, tutti i paesi e città italiane da questa situazione non riescono tanto a uscire, o perlomeno riescono molto lentamente. Il cambio di marcia che si era aspettato subito dopo la guerra, l'entusiasmo dopo la liberazione, non si era trasformato in un vero cambio di vita. Però poco a poco le cose cominciano a cambiare. Cominciano a cambiare e cominciano a cambiare, direi, soprattutto da un punto di vista psicologico, soprattutto. Si comincia a pensare che in fondo il peggio era alle spalle, e è vero, il grano era ancora ammassato, poco a poco il razionamento viene meno. C'è comunque, questa è l'impressione che poi ho avuto parlando con le persone e leggendo le cronache, una speranza per il futuro. È vero che in quel momento si faceva ancora fatica, ma l'idea è che d'ora in avanti sarà meglio. D'ora in avanti vedremo giorni migliori, d'ora in avanti per i nostri figli ci sarà una vita migliore. Questa speranza è quella che poi aprirà le porte alla nuova, alla vera ripartenza, al miracolo economico. È una speranza che Alberto Moravia ha sintetizzato molto bene in un brevissimo racconto in cui, ecco, ne sentiamo il pezzetto, in cui c'è un vecchio funzionario dello Stato che è andato in pensione e che passeggia un giorno e si trova davanti in un negozio, in vetrina, trova una merce completamente nuova. Ora la merce la vedevano chiaramente. Felicità. I tre Milone, come tutta la gente di questo mondo, avevano sempre sentito parlare di questa merce, ma non l'avevano mai vista. Se ne discorreva in giro come di qualche cosa di molto raro, di una rarità addirittura leggendaria, quasi dubitando che esistesse realmente. È vero che le riviste in rotocalco pubblicavano ogni tanto lunghi articoli corredati di fotografie in cui si diceva che la felicità agli Stati Uniti era, se non comune, perlomeno accessibile. Ma si sa, l'America è lontana e i giornalisti ne inventano tante. Nelle vetrine le felicità, come tante uova pasquali, si presentavano in ordine di grandezza per tutte le borse. Ce n'erano di piccole, ce n'erano di mezzane, ce n'erano di gigantesche, forse finte, messe lì per reclamo. Ogni felicità aveva il suo bravo cartellino, col prezzo scritto in elegante corsivo. Perché, disse il vecchio con stizza, dopo anni e anni che ci dicono che in Italia non c'è la felicità, che ne manchiamo, che costa troppo per importarla, ecco che tutto ad un tratto aprono addirittura un negozio dove non si vende altro. Ma sai cosa vuol dire importare? Vuol dire spendere valuta pregiata. Quella valuta che dovrebbe servirci a comprare il grano. Il paese crepa di fame, abbiamo bisogno di grano. No, signore! Quei pochi dollari che riusciamo a raccimolare li spendiamo per comprare questa roba, questa felicità. Ma anche di felicità c'è bisogno, osservò la figlia. È una superfluità, rispose il vecchio. Prima di tutto bisogna pensare a mangiare, prima il pane, poi la felicità. Ma già questo è il paese del controsenso, prima la felicità e poi il pane. Alberto Moravia, Felicità in vetrina, 1945. Ecco, Moravia mi sembra che colga proprio bene questa idea. Cioè, prima in fondo c'era una morale che guardava il risparmio, guardava le cose materiali più semplici. Da un certo punto in avanti c'è il desiderio di qualcos'altro, quello che poi viene chiamato la felicità, ma forse l'idea di una vita migliore, di una vita piena di nuove cose, come per esempio questa in un'immagine simbolica, addirittura di automobili. Ebbene, diciamo che il salto vero e proprio per gli storici avviene, il vero miracolo economico è tra il 58 e il 63. Però, ecco, ci sono dei dati molto interessanti, perché se guardiamo i consumi, diciamo, materiali di una famiglia, dal 1890 al 1956, in questo periodo quindi di 66 anni, questi consumi raddoppiano. Quindi c'è evidentemente una salita dei consumi molto lenta. Per avere un nuovo raddoppio ci vorranno soltanto 14 anni, da 56 a 70. In altre parole, improvvisamente c'è un salto enorme. Veramente la felicità di cui parlava Moravia viene acquistata da tutti. E non è a caso questo è il momento in cui assistiamo anche al baby boom, perché
questa speranza, questa idea di una vita migliore e di avere più possibilità per l'avvenire, danno anche la voglia e la spinta a formarsi nuove famiglie, ad avere figli. E gli abitanti aumentano di numero, aumenta il reddito delle famiglie. E, ecco, dicevamo prima che gli italiani sono partiti con essere gli ultimi della classe. In questo momento, in 25 anni, grosso modo agganciano quasi il reddito dei francesi e degli inglesi. È un salto incredibile che cambia la vita, migliora la qualità della vita, è un altro dato, perché questi messi in fila cominciano ad avere un certo significato. Aumenta anche l'età media degli italiani. Nel 70 la vita media arriva a 72 anni, con un guadagno maggiore per le donne rispetto agli uomini. Nel 70 la vita media delle donne è 75 anni, gli uomini 69. All'inizio del secolo diciamo che erano grosso modo invertite queste cifre, erano un po' più basse, ma le donne vivevano meno come media. Anche perché molte, diciamo, avevano problemi col parto, con le malattie, eccetera. Quindi la vita media delle donne italiane era più bassa di quella degli uomini. Il benessere porta a un aumento per entrambe le categorie di vita, che però diventa un aumento, un miglioramento più forte per, in proporzione, per le donne e per gli uomini. Quindi è chiaro che qui stiamo parlando di un miglioramento, abbiamo detto, psicologico, ma anche un miglioramento materiale. Materiale perché è cibo, ma piatti che certo riconoscerete, perché piatti della tradizione, quindi diciamo la verità, non è che non si mangiassero dei piatti importanti anche prima, però questi piatti erano mangiati in certe occasioni, non è che si poteva mangiare tutti i giorni, casoncelli, la carne e così via. La domenica, ancora meglio se c'erano delle feste, delle festività e così via. E per il resto invece, adesso non voglio ricordare, qui c'è la polenta, che qui è molto bella perché questa qui è una bella polenta di contorno a piccoli pezzettini, ma andando indietro la polenta aveva un ben altro significato, era il cibo, era il nutrimento, si mangiava da solo o quasi, un poco più. Qui invece siamo passati a vedere la polenta, diventa anche un simpatico rimando alle tradizioni contadine. Non riusciamo più a vederla come il cibo povero della sopravvivenza. Allora, che cosa si mangia in questo momento? Anche qui cambiano le cose. Si continua a mangiare certamente frumento, pane, condimenti, però tutti quelli che erano i cibi poveri una volta scendono. Ecco, per esempio, mi ricordo che anche mia nonna mi raccontava, anzi lo faceva, ma lui mi raccontava solo, e lei quando arrivava la stagione preparava, sgranava tutti i fagioli, soprattutto le mamme i fagioli borlotto, ma comunque, li sgranava, li puliva per bene, poi li metteva a asciugare, li puliva bene, poi li metteva in vasetti, li faceva seccare e questi andavano buoni, diceva questi vengono buoni sempre. Poi d'inverno andando avanti sono sempre buoni, poi succede qualcosa, c'è bisogno di mangiare, non hai dato qualcosa, questi sono una sicurezza. E lo stesso valeva per altri legumi, e poi naturalmente faceva le marmellate. In pratica lei accumulava le cose per i tempi poveri. Allora, gli italiani del miracolo economico non hanno più tanto bisogno di questa raccolta, soprattutto per esempio dei legumi secchi e dei cibi poveri, perché cominciano a permettersi di prendere delle cose anche più ricche, cibi freschi, soprattutto i cibi ricchi, cioè quelli che costavano di più. E prima di tutto il consumo di carne. E come carne, è questa carne qui che io intendo, non è quella che costava di meno, quella magari un po' di scarto, ma è la carne bovina, la carne rossa, la carne che poi si diceva facesse meglio. E addirittura della carne bovina il consumo sale fino a diventare 25 kg a testa. E così pure come lo zucchero e il caffè, cioè praticamente tutte le cose che costavano tanto e che prima si potevano mangiare insomma ogni tanto o comunque stando ben attenti, diventano qualcosa della quotidianità. Anche oggi io credo che, non so, a meno che quasi tutti noi beviamo caffè tutti i giorni, più volte al giorno magari, anche questo sempre. Mia nonna resta sempre il mio riferimento. Lei diceva sì, a parte il caffè con la cicoria nei periodi in cui non c'era, ma anche quando c'era il caffè, con calma, il caffè costava, si diluiva, si rifaceva, si rigirava, non è che si beveva il caffè due o tre volte al giorno come facciamo noi.
Quindi quello che per me, forse per tutti noi, diventa il consumo comune, una tazzina di caffè con lo zucchero, era invece un lusso. Ecco, qui c'è la trasformazione, quello che era il lusso diventa la normalità, diventa la quotidianità. E un elemento importante per ricordare questo cambiamento è proprio l'arrivo dell'industria alimentare e delle pubblicità, che fanno conoscere nuove marche, nuovi consumi. Forse ricorderete questa trasmissione, ricordo anch'io quando ero piccola, la storia era che si poteva vedere il carosello e poi si andava a letto, questa era proprio la regola, non si poteva, però mi ricordo che però era importante seguirlo perché c'erano i cartoni animati, c'erano tanti simpatici personaggi, c'erano attori, ecco, già famosi. E alcuni, ecco, magari Totò era già molto famoso per conto suo, anzi, non so, oggi lo chiameremo un testimonial. Però Mai Buongiorno diventa famoso in televisione. E quindi, ecco, questo qui è proprio la sua raddoppia, tra l'altro Totò farà tutta una serie di sketch molto belli che si ritrovano ancora oggi su Carosello. Quindi nel 1957 debutta addirittura una vera trasmissione che si occupa solo di fare pubblicità ai nuovi consumi. Tra l'altro i consumi alimentari sono in primissimo piano. Nello stesso 57 apre il primo supermercato in Italia. È la stessa storia, cioè improvvisamente è l'industria alimentare, qui ho qualche altro esempio, parlava della carne. La carne Simmental, ma poi c'era la mandutice, ce ne sono tante altre. La carne Simmental è proprio l'esempio, perché avevamo detto carne rossa, carne bovina, costosa, che si mangiava solo ogni tanto. Qui addirittura non solo viene proposta per un consumo giornaliero, ma addirittura è già pronta, è in una scatoletta e l'unica difficoltà è aprire la scatoletta con una speciale chiavetta che c'era e rovesciarla. Cioè, io ho letto le prime pubblicità della carne Simmental che spiegavano come fare a mangiarla. E diceva proprio, se prende la cosa, si infila questa chiavetta, si gira, aprite, poi rovesciate la scatoletta aiutandovi con una forchetta se non riuscite, dopodiché potete già consumarla direttamente. Mi è sembrata curiosa questa spiegazione, ma evidentemente si rifà a persone che non erano abituate a mangiare già tutto pronto. La loro idea della carne era che comunque bisognava cuocerla, sistemarla, pulirla. L'idea di avere una carne già cotta in gelatina, in cui l'unico problema era rovesciarla sul piatto, era evidentemente una novità straordinaria. Anche qui attori famosi come Walter Chiari, qualcuno lo riconoscerà, che tra l'altro dice, non so se si riesce a leggere perché è un po' piccolo, comunque dice, siate modernisti in sotto. Mangiate più carne, mangiate più Simmental. Ecco, l'idea a questo punto che la carne, che idealmente è quella che dà più proteine, più energia, serve anche per far crescere meglio i figli, più sani, più robusti, si unisce però alla comodità, perché è già pronta. E finalmente anche magari per le nuove famiglie in cui magari le donne vanno a lavorare hanno un po' meno tempo, questa carne Simmental è sempre pronta all'uso. Ugualmente parlavo del caffè prima, che diventa un lusso di tutti i giorni. Anche qui grandi personaggi, il paulista. E tra l'altro qui ricorda anche che non solo c'è l'idea del caffè, che poi qui mi sembra che sia ancora in grani, ma addirittura poi viene proposto già macinato, anche questa è un'altra grande comodità. Ma addirittura c'è anche un'innovazione tecnologica, diciamo così, anche in questo caso, del metterlo in lattina. Allora, anche qui il caffè veniva una volta venduto sfuso oppure in buste. È chiaro che perdeva un po' di aroma, invece qui c'è proprio lei che, se non ricordo male, si chiamava Carmen Sita dice però, dice che se il caffè non ha profumo, io nemmeno lo consumo. E però invece c'è per fortuna il cavaliero o qualcosa del genere che invece dice che se lo vuole profumato c'è Paulista corazzato. Ecco che arriva un caffè profumato che in una lattina che tra l'altro ricorda anche il Messico, un profumo e un prodotto esotico che anche qui può essere consumato tutti i giorni, non perde mai il suo profumo. E
altra cosa delle crampe di bambino, appunto io da appassionata di carosello ho avuto l'imbarazzo della scelta. Alla fine ho scelto queste qui che sono le caramelle Ambrosoli, c'era una canzoncina che cantavano questi alla loro mammina perché dopo tante avventure alla fine gli dava le caramelle Ambrosoli. Però in questa parte ci sono tanti altri personaggi di cartoni animati che diventano molto famosi e amati da tutti i bambini. E questo ci racconta come in questo momento c'è un forte aumento anche dei dolci, soprattutto dei dolci destinati ai bambini, che potremmo interpretare anche come un modo per i genitori che hanno in fondo hanno un ricordo un po' terribile invece degli patimenti, della guerra, ma anche del primo dopoguerra, un modo per compensare i loro figli, non far passare a loro questi problemi e quindi dargli le caramelline, dargli magari queste nuove merendine che vengono fuori in questo momento, i biscotti, i cioccolati, e non è il caso che è il boom in questo momento dell'industria dolciaria italiana. Il miracolo economico deve essere qualcosa di dolce e apprezzabile per tutti, a cominciare in fondo dai bambini. E dunque, abbiamo parlato adesso del cibo, che per la prima volta non solo cambia, ma diventa anche uno, cioè, mentre prima dicevamo arrivava a coprire il 60% ma anche 70% del budget delle famiglie, adesso per la prima volta, grazie all'aumento del reddito, riesce a rimanere, diciamo, nella metà del budget. A questo punto si liberano anche tanti soldi, questi nuovi soldi che si guadagnano andando nelle nuove fabbriche ricostruite, devono essere spesi in altre maniere. Ed ecco che si allarga sostanzialmente il ventaglio di quello che compriamo. Se prima abbiamo detto era cibo, spese per la casa e qualcosa per vestirsi, adesso emergono questi nuovi consumi. Il primo è la televisione, abbiamo già visto parlando di carosello. E la televisione è un consumo simbolico importantissimo. Qua lo vediamo tanti bambini che si assiepano per guardare la televisione. All'inizio è chiaramente... Ecco, la televisione costa, non tutti se la possono permettere all'inizio, quindi la prima cosa che succedeva era che la televisione veniva comprata dai bar, per esempio, e si andava a vedere lì, quindi l'ascia raddoppia che abbiamo visto prima con Vai Buongiorno si poteva vedere magari in un posto pubblico. Oppure c'era l'amico un po' più benestante che se la comprava, allora tutti, ci sono le storie di quelli che si inventavano le scuse per capitare lì, proprio all'ora giusta in cui c'era la trasmissione di interesse, e allora l'amico diceva, fermatevi, volete fermarvi un momento? Ma sì, un attimo, dice, ma guarda, c'è proprio quella trasmissione, proviamo a guardarla insieme. Ci sono tutte queste storie in cui uno si arrabattava per vedere questa nuova TV che entrava nelle case degli italiani, insomma, era vista come una finestra sul mondo. È vero che c'erano già i giornali, c'era la radio, però la televisione faceva proprio vedere le immagini, faceva vedere i posti lontani, faceva vedere i nuovi campioni sportivi, sembrava davvero di far entrare le persone dentro un paese che non era solo l'Italia, ma un mondo nuovo. E forse attraverso la televisione nasce anche un po' questo nuovo consumatore, perché la televisione fa anche vedere come consumare. Le persone che appaiono sullo schermo televisivo sono ben vestite, ben pettinate, magari hanno dei consumi di un certo tipo, per cui diciamo che le persone imparano a consumare, vedono che cosa si può consumare per avere una vita paragonabile a quella degli attori. Ma non è solo la televisione, se la televisione, diciamo, entra in famiglia ed è per tutti, anzi, mi immagino la scena del salotto di una volta in cui magari diciamo c'erano il divano e le poltrone e le persone parlavano una di fronte all'altra. Se andava bene lì o in cucina c'era la radio, però il salotto era il posto dove si conversava tra le persone. Quando arriva la televisione il salotto cambia un po' perché le sedie, i sedili vengono sistemati in modo che tutti possano vedere la televisione. Quindi trasforma letteralmente un po' anche la nostra vita e la nostra idea di conversare e di avere un intrattenimento, che a questo punto ci viene dalla televisione però, in molti casi, non dall'interno. Ecco,
Ci sono però altri consumi che si rivolgono, potremmo dire, più alla parte considerata femminile della casa. Questi sono gli elettrodomestici, e gli elettrodomestici soprattutto della cucina. Il primo che vediamo in questa immagine è un frigorifero, questa è veramente un'immagine di un frigorifero americano. Però ecco, si vede come ricco, pieno di cose, e la versione italiana, una delle prime versioni italiane, era addirittura prodotta dalla Fiat. La Fiat all'inizio, come altre grandi industrie metalmeccaniche, si lancia un po' nel discorso degli elettrodomestici perché vede aprirsi un nuovo mondo. Lo producono su licenza, non è un prodotto loro. Poi dopo un po' si accorgeranno che, insomma, anche è un settore un po' complesso e quindi lo lasceranno stare a favore di altri. Ecco, il frigorifero Fiat, che in realtà si assomiglia abbastanza in realtà al frigorifero americano, porta una grande trasformazione in questo caso, perché qua si può vedere, intanto ci sono anche i prezzi, se vogliamo fare un po' di conti. Un frigorifero a 120 litri costava comunque 99.000 euro, costavano. E anche queste erano cose fatte a rate, anzi precisamente con le cambiali, perché tutto avveniva con le cambiali. Il sogno italiano si finanzia con le cambiali, nessuno andava lì e comprava il televisore piuttosto che il frigorifero. Il frigorifero trasforma la vita della donna di casa, per intanto perché prima, sempre la mia nonna, scusate, ma io imparo dalle persone che conosco. Lei mi diceva che oltre a conservare le cose per tenerle, essere sicuri, io almeno vedevo quando lei faceva da mangiare, lei faceva cuocere tutto, per esempio le verdure, tutto cotto, quindi un sacco di erbette, carciofi, qualunque cosa, era sostanza, carote cotte. Se devo vedere cosa mangio io, mangio molta più roba cruda, cioè carote, erbe, brusco in insalata, magari pomodori. Questa trasformazione avviene solo grazie al frigorifero. Il motivo per cui lei probabilmente aveva preso l'abitudine di cuocere tutto e continuava ad averla anche quando non serviva più, è che così era sicura che le verdure o comunque tutto veniva sterilizzato e si conservava un po'. Mentre non avendo il frigorifero non poteva conservare delle verdure fresche a lungo. Non parliamo di carne o pesce o altro. Quindi quello che cambia è che l'arrivo del frigorifero trasforma un po' l'equilibrio del nostro mangiare, spostandolo più verso il fresco e il crudo. In effetti anch'io ci ho pensato quando pensavo al frigorifero che rispetto a quello che mangio, insomma, non dico che mangio, non saprei dire se mangio metà roba cotta o metà roba cruda, ma quasi quasi, forse la roba cruda è quasi di più, o comunque siamo lì. Una volta questo sarebbe stato impensabile. Quindi il fresco e il crudo arrivano grazie alla rivoluzione del frigorifero. E la stessa cosa vale per la lavatrice, altra grande rivoluzione della parte femminile della casa, perché naturalmente c'è il bucato che finalmente può essere fatta senza grandi difficoltà. E una cosa interessante è che in questo momento cambia non a caso anche il termine con cui ci si riferisce alla donna di casa. Perché una volta il termine più comune era massaia. No, si diceva la massaia di solito in casa. La massaia è un termine che deriva quindi dal massaio o massaro, quindi è un termine che si riferisce a una realtà contadina in cui il contadino lavora in una massa, cioè lavora a cura dei lavori di campagna, oltre che della casa. Quindi è una parola massaia che rimanda non solo al lavoro in casa, ma al lavoro contadino. Da questo momento si perde questo legame col mondo esterno e col mondo del lavoro contadino e si preferisce il termine di casalinga, che di solito usiamo anche noi. E a questo punto lega maggiormente la donna proprio solo alla casa, alla dimensione domestica, e non più in fondo al lavoro esterno. Ma io sono sicura, e lo chiedo anche ai miei studenti, io dico, ma voi il miracolo economico sapete che cos'è?
Sì e no, insomma. Ma diciamo, fra quelli che dicono di sì e chiedo ma che cos'è stato il simbolo del miracolo economico, quasi tutti rispondono la macchina e soprattutto la 500. Perché oggettivamente questo è stato un momento di grandissimo cambiamento. Poteva cambiare la vita, ma non solo per fare i viaggi, in realtà già andare al lavoro non in treno sembrava una cosa straordinaria, andare al lavoro da soli, seguendo i propri orari. Oppure più facilmente andare a fare la gita fuori porta il sabato e la domenica, andare a scoprire l'Italia, che c'era una grande bella Italia, turistica o gastronomica o spiagge o quello che volevamo, raggiungibile facilmente con una 500, anzi prima la 600 ma poi la 500, che costava nel 57 415.000 lire, un anno dello stipendio di un operaio. Si diceva che la Fiat facesse questo conto e calcolava sempre che un anno dello stipendio base operaio dovesse essere il costo dell'utilitaria per riuscire a venderla. E ecco, se la 500, la 600 e la 500 diventano i consumi, poi lo vediamo anche degli uomini, e permettono la mobilità, nascono anche i consumi per i giovani. Cioè, i giovani, per molta della nostra cultura, sono stati a lungo considerati in fondo degli adulti immaturi, quindi bisognava aspettare che diventassero grandi perché consumassero, ma entrassero davvero nella società. Già negli anni fine 50 e 60, quindi in realtà ben prima del 68, invece, si comincia a creare quest'idea che i giovani siano una categoria con dei propri bisogni, con delle proprie esigenze, e che si distinguono anche con dei consumi loro. E l'esempio è la Vespa, che insieme alla Lambretta erano nate per i primi spostamenti operai, nel momento in cui c'è un maggiore benessere, diventano il veicolo dei giovani. Dei giovani che infatti qua si vede, i capelli al vento, i giovani che vanno velocemente in giro e conquistano una libertà che non avevano mai avuto. Ecco, tornando al discorso delle auto, però, tutta questa motorizzazione, ecco, qui ovviamente non poteva mancare il riferimento alle mille miglia, nella patria delle mille miglia. Tutto questo discorso in fondo sulla mobilità e la bellezza della mobilità in realtà aveva un po' anche dei chiari oscuri, nel senso che quando comincia a svilupparsi molto il traffico automobilistico, ecco qui i dati statistici, c'è un boom soprattutto a partire dal 56, praticamente vengono immatricolate quasi 1 milione di auto ogni anno, quindi c'è un salto continuo. All'inizio però c'è un discorso un po' ambivalente, nel senso che qualcuno lo vede anche come un problema, il traffico, d'accordo, ma in fondo è anche il mezzo con cui, per esempio, i giovani sfuggivano con l'auto, con la Vespa, la Lambretta, al controllo dei loro genitori. Ci sono tutta una serie di norme per cui, per esempio, fino al 1958 i sottufficiali graduati dell'esercito, precisamente fino al grado di maresciallo, non avevano il permesso di acquistare un'auto, ma dovevano farne richiesta al loro superiore. E lo stesso valeva per preti e monaci, che dovevano ottenere un'esplicita autorizzazione dal loro superiore. Tra l'altro sappiamo che l'arcivescovo Schuster a Milano era molto contrario, mentre invece Montini sarà molto più liberale. E restrizioni più rigorose riguardo alla guida dell'auto erano, possiamo immaginarlo, per i frati e più rigorose di tutti per gli ordini femminili. Non parliamo delle donne, credo che le barzellette sulle donne al volante siano arrivate qua quasi fino ai nostri giorni, no? Le donne sono considerate persone che sono troppo emotive, erano considerate inadatte alla guida, perché si diceva, ci sono proprio tutte le motivazioni, sostanzialmente a causa della loro emotività, disattenzione,
avversione a tutto ciò che è tecnico, sono ritenute incapaci di guidare, quindi sono pericolosissime alla guida. Da qui tutta una serie di barzellette che conosciamo. E lo stesso vale per i giovani. Anche i giovani, anche questo arriva fino ai giorni nostri, sono considerati poco attenti alla guida perché corrono troppo, non sono responsabili e così via. Allora, da dove viene tutta questa preoccupazione per la velocità, per l'auto? Da una parte sicuramente abbiamo detto che c'è la novità, effettivamente le persone non erano abituate anche a queste auto che andavano in giro e c'erano in effetti un po' di incidenti, però c'è l'idea che l'auto abbia anche un po' un pericolo morale, perché in fondo soprattutto queste persone poco responsabili, quindi giovani ma anche le donne, alla guida dell'auto, della Vespa, no? Dove vanno? Cosa fanno? E lì si poteva immaginare di tutto. E qui da lì probabilmente derivano anche tutti questi divieti che abbiamo visto prima. La paura che prendendo un'auto si potesse fuggire via e fare chissà cosa. Allora, ecco che l'auto, che diventa anche una potenziale fonte di peccato, chiamiamola così, diventa l'oggetto di attenzione particolare, per cui ci sono cerimonie in tutta Italia, e qua ho preso quella che c'è proprio a Piazza Vittoria, questo del 1960, di benedizione delle auto. La benedizione delle auto serviva anche, diciamo, non diciamo scaramanzia, ma insomma, perché dell'auto benedetta non avrebbe causato incidenti, sperabilmente, immagino. Però non faceva male che fosse un luogo benedetto, diciamo, perché non si sa mai che cosa poteva succedere. E quindi l'auto diventa, ecco, regolarmente dappertutto c'è la cerimonia delle benedizioni delle auto, anzi sono auto, ecco, auto, motociclette e anche corriere, quindi così non ci si sbagliava. Ovunque si portasse la nuova mobilità si poteva andare tranquilli. E anche qui le auto cominciano a diventare una, non dico un problema, a causare quel traffico e quella congestione della vita delle grandi città che noi conosciamo ancora oggi e che viene bene descritta da Giorgio Bocca, che racconta che cosa gli succede un giorno quando si trova a bordo di un taxi a Milano. Adesso il mio uomo si è scaldato al fuoco della battaglia. Va contro i semafori rossi come un toro contro lo steccato. Sguscia, bordeggia, si sgancia, bestemmia, urla, contumelie, feroci. Mazzarli tutti sti delinquenti! Asen, va a guidare la tua nonna! Levez, ferrucciata, ti faccio il contropelo! E quando siamo in via Turati, ferma di colpo. Si sporge tutto dal finestrino, alza la mano contro una 600 che gli si è parata davanti e sull'orlo dell'apoplessia urla: le donne a casa! La marea strombettante ci risospinge, ma lui si volta a spiegarmi. Appena mi son cor giù che le veniva incontra, erano due donne, le hai viste? Loro cicci e ciccia chiacchierano. E dove vanno, vanno. Giorgio Bocca, miracolo all'italiana, 1960. E ci ha raccontato tutto, potrebbe essere adesso parte qualche espressione colorita in fondo allo scene che potremmo vedere ancora oggi, compresa anche tutti questi stereotipi comuni, le donne appunto che devono stare a casa, come dicevamo, ma anche l'idea, e qua ci facciamo aiutare anche dai film, la commedia italiana che conosciamo bene, vi ricorderete il film di Sorpasso, bellissimo, con Vittorio Gassman, che rappresenta però anche l'idea dell'autista, in questo caso il nostro taxista, che è, insomma, ha un ruolo molto forte. Cioè non si tratta di guidare automobili, si tratta anche di mostrare il proprio coraggio, competenza, virilità, se vogliamo. Beh, Gassman lo fa in maniera più esagerata, no? Per cui ogni sorpasso, se vi ricordate, ecco qua, vede Palacorno mentre appena l'ha fatto, ogni sorpasso è una vittoria. Ogni macchina, ciclista che incontra è qualcosa che lui deve affrontare, superare e vincere.
Quindi entra molto a far parte dell'idea in fondo anche del consumatore, dell'uomo che si ritrova in questa figura di maschile del sorpasso, anche se non mancano le ombre anche su queste cose. Tra l'altro Dino Risi, che fa questo film, come molti altri di questo Il Miracolo Economico, il sorpasso, siamo appunto nel 63, fa anche vedere come però, insomma, è un film che ci fa anche una morale un po' amara, perché vi ricordate che finisce malissimo. Cioè, tanto c'è questo attore, cioè questo guidatore, Gassman, che sembra vincere su tutto, in fondo si prende gioco di tutti, dei ciclisti, di quelli che vanno piano, lui vince su tutto, con questo suo modo anche beffardo di fare. Tanto alla fine finisce male, perché nell'ultimo sorpasso lui incontra un camion, la macchina va fuori strada, lui riesce a uscire, essendo sbalzato dalla macchina, ma il suo compagno, il suo amico, resta invece dentro la macchina e muore. In un certo senso Risi è come se ci dicesse: attenzione, però, questa ubriacatura di consumi, questo abbandonarsi completamente ai consumi, può avere però, deve avere un limite, altrimenti noi possiamo essere portati in fondo a perderci, a non vedere più quali sono i limiti e soprattutto non capire più che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, fin dove possiamo spingerci. E da questo punto di vista, sui chiari oscuri del Miracolo Economico, ha scritto l'ultimo brano con cui praticamente concludiamo, è uno scritto del 1961 di Italo Calvino, in cui riflette e fa una sintesi fulminea di quello che per lui è il Miracolo Economico. 15 anni fa vedevamo tutto, tranne una cosa, che il mondo sarebbe entrato in una fase di belle epoche. Adesso ci siamo dentro in pieno, c'è il boom economico, un'aria di cuccagna, ognuno bada ai suoi interessi. Quella intransigente tensione ideale che ieri animava propositi e azioni, buone o cattive che fossero, di uomini di governo e intellettuali, ora ha ceduto il posto a un modo di parlare e di agire più possibilista e utilitario. Tutti, apertamente o sotto sotto, sono convinti che questa cuccagna durerà chissà quanto, anzi, e questo è tipico di ogni belle époque, che non finirà mai. C'è sì la guerra fredda che non è finita e continuano anche alcuni spargimenti di sangue locali, ma la gente che è al riparo li guarda come grandinate estive in un giorno di sole. Italo Calvino, Tempi moderni, 1961. Ecco, Calvino quindi ci dice che il miracolo economico che lui sta vivendo in pieno, però lui ne vede già una serie di problematiche. In un certo senso, secondo me, questo brano risuona particolarmente, forse più che nella sua epoca, ma con la nostra epoca, in cui noi abbiamo visto non solo come poi il miracolo economico poi diminuirà e sparirà, e dagli anni 70 inizierà una nuova austerità, ma quasi fa riflettere anche sui giorni nostri, sulle crisi che oggi vediamo. Allora, dovendo fare una sintesi, insomma, di questa passeggiata che abbiamo fatto per riguardare i consumi del passato, ecco, noi viviamo in fondo in un'epoca in cui possiamo comprare moltissimo, se non tutto, anche sia pure limitati dalle crisi. Che cosa ci insegna? Allora, diciamo subito che gli storici hanno una fortuna, a mio parere, rispetto ad altri, rispetto agli economisti o rispetto ad altri. A loro non viene chiesto di fare previsioni per il futuro. Guardano il passato e quindi non si sbagliano mai. Quindi io non posso dire che cosa succederà basandoci sulla storia, però qualche piccola lezione ce la insegna lo stesso, perché intanto ci raccontano che ci sono delle conquiste che sono state fatte a costo di grandi sacrifici, perché certe cose che noi diamo per scontate, appunto gli elettrodomestici, la macchina, sono state il frutto di tanto lavoro e di una montagna di cambiali magari. E certi alimenti che noi mangiamo e beviamo, ecco, la prossima tazzina di caffè, pensiamoci, per loro è una grande conquista, per noi non ci accorgiamo quasi di berla. Quindi intanto ci raccontano che queste cose sono state una conquista faticosa,
una conquista che non è arrivata subito, è stato il frutto di un periodo particolare, ma è stato il frutto anche di molto lavoro. È stato però una cosa che ha cambiato un po' il nostro modo di essere, perché oggi noi in fondo, senza almeno alcuni di questi consumi di riferimento, saremmo un po' diversi. Ha inciso anche sull'idea di quello che noi consideriamo essere un uomo con le sue peculiarità, piuttosto che una donna o un giovane, perché abbiamo un'idea che ci siano dei consumi diversi. Ecco, a maggior ragione credo in un momento come questo in cui avrei voluto dire usciamo da una crisi, ma purtroppo siamo entrati già in un'altra crisi, quindi diciamo in un periodo molto complicato. Credo che sia importante considerare il significato storico di questi consumi, compreso anche l'impatto che hanno sull'ambiente, perché, ripeto, una cosa era il primo elettrodomestico, non succedeva niente, una cosa è il decimo elettrodomestico, io ne ho già portati gli altri 9, dove sono andati a finire? Sono stati riciclati o sono finiti in discarico, addirittura in altri paesi e inquinano. Quindi noi dobbiamo farci molte più domande su quello che è il consumo di oggi, però ecco, per me la cosa importante è tornare a capire il significato di questi consumi, cioè apprezzare il valore anche di queste piccole cose, non darle per scontate, perché possono non solo non essere più necessariamente assicurate per il domani, ma come dicevo sono state il frutto di una grande conquista che è stata fatta prima di noi, ci è stata trasmessa e per questo noi dobbiamo in fondo ringraziare chi ci ha messo in questa condizione. Quanto al loro significato, ecco, lo diceva anche Calvino, i consumi di per se stessi sono importanti, ma il vero valore che hanno è il valore che noi diamo ai consumi, per cui ecco, non nascondiamoci dietro un dito, non sono i consumi che inquinano, siamo noi che facciamo certe scelte e quindi su quello che sarà il nostro futuro anche riguardo ai consumi è esclusivamente una nostra scelta. Grazie per l'attenzione. Abbiamo chiuso la parte, diciamo così, nazionale di questa ricostruzione degli anni della ricostruzione e del miracolo economico. Gli ultimi due incontri invece aprono una finestra specificatamente su Brescia e due figure centrali di questi anni. Padre Marcolini, parlerà la professoressa Elena Pala la settimana prossima e dopo 15 giorni chiuderemo con la figura centrale di questi anni, il governatore di Brescia, Bruno Boni. Vi ringrazio e vi saluto. Vi do appuntamento alla settimana.